Il Siracusa supera il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Team battendo per 1-0 il Teramo con rete decisiva al 42esimo minuto del francese Mohamed Fofana. Andrea Sottil deve fare meno dello squalificato Fabio Calabrese e propone il modulo 4-3-3 con Paolo Baiocco fra i pali, Lucenti, Moi, Ignoffo e Capocchiano in difesa, Spinelli, Davide Baiocco e Giordano a centrocampo con Montalto, Zizzeri e Pepe, tridente offensivo. Il Teramo risponde con un 4-4-2, Teramo allenato da Roberto Cappellacci. 3.630 spettatori paganti al Desimone per la prima gara ufficiale, partita vivace, subito due ammoniti nei primi 10 minuti, Ignoffo per il Siracusa e Masini per il Teramo. La prima azione all'11esimo con un'incursione del siracusano Pepe, esce bene il giovane portiere teramano Pompei. Al 13esimo bel sinistro di Montalto che il giovane portiere ospite corregge in corner. La gara prosegue senza sussulti fino alla mezz'ora quando una disattenzione difensiva di Moi permette a Masini di presentarsi tutto solo davanti a Paolo Baiocco, ma l'attaccante abruzzese calcia fuori. Al 35esimo corale azione azzurra con Baiocco, Lucenti e Zizzari, bel tiro al volo dell'ex attaccante della Regina che si perde alto sopra la traversa. Al 38esimo bella conclusione da fuori di Giordano che si stampa sul palo con Pompei proteso in tuffo. Al 40esimo il Teramo resta in 10 per l'intervento da dietro di Masini su Capocchiano che procura al giocatore teramano il secondo cartellino giallo e di conseguenza il rosso. La ripresa con il Teramo in 10 uomini, il Siracusa rischia grosso all'ottavo con il portiere Paolo Baiocco che salva la pericolosissima incursione di Galuppi e allora Sottil decide di mandare in campo Bongiovanni per Montalto. Al 13esimo bella conclusione al volo di Capocchiano ma Pompei è attento e blocca a terra. Al 18esimo ancora una bella manovra azzurra con Pepe che di testa porge a Zizzeri, spettacolare la sforbiciata dell'attaccante foggiano che si perde però alta. Un minuto dopo Fofana prende il posto proprio di Zizzeri. Al 36esimo incursione di Pepe ma il suo cross non trova pronti gli attaccanti azzurri e l'occasione sfuma. Ma al 37esimo il Teramo va vicinissimo al gol con Bucchi che si presenta tutto solo davanti a Paolo Baiocco, il giovane portiere recusero salva ancora una volta il risultato. Al 42esimo su azione di rimessa gli azzurri trovano il gol qualificazione, l'azione parte da Davide Baiocco per Bongiovanni, palla in mezzo per Fofana che mette dentro sotto misura, la rete dell'attaccante francese decide il match, il Siracusa accede al secondo turno di Coppa Italia Team, adesso trasferta a Livorno sabato prossimo alle 20:30.